E ciao a tutti, amici. Io sono Franco Aversa. Restate con me oggi per un tutorial un po' diverso: un tool per creare questi oggetti 3D inflate, cioè gonfiati come fossero palloncini. Una cosa abbastanza veloce: poi, questi oggetti con l'animazione potremo usarli. In diversi programmi, qui vediamo un esempio in Bluff Title. Restate con me ed eccoci all'interno del browser in questa pagina bianca abbagliante. Dovete sapere che nel tempo ho fatto collezione di URL di tool online e ogni tanto li vado a riguardare per ritirarli fuori. Questo è monsteremash.zone, un tool completamente gratuito. Basta andare appunto a questo indirizzo e cosa fa? ci permette di creare l'animazione che abbiamo visto prima o qualsiasi altra animazione. È veramente molto intuitivo e se la prima volta che lo utilizziamo possiamo utilizzare l'elp per vedere degli esempi di come animare qualcosa e poi anche degli esempi pratici, come vedete c'è anche il nostro dinosauro, di animazioni possibili. Allora diciamo che le animazioni realizzate così non sono molto precise, però sono simpatiche e la velocità con cui si realizzano invogliano sicuramente all'utilizzo di questo tool. Come si fa? Beh, noi andiamo qui nel caricamento e andiamo a importare un'immagine che servirà come texture della nostra animazione. Questo non è obbligatorio, ma sicuramente rende il nostro oggetto 3D molto più simpatico. Quindi vado a importare un'immagine che potrebbe essere anche una fotografia. Io adesso vado a importare questo omino qui che ho fatto. Ecco qua, questo servirà da texture del nostro oggetto 3D, ma ora dobbiamo passare al punto 1 che è proprio draw, disegnare. Non abbiamo grandi strumenti, dobbiamo semplicemente col mouse scontornarlo, che è la cosa diciamo più difficile. Forse sarebbe stato opportuno qualche tool, ma eh, essendo gratuito eh, non possiamo dire assolutamente nulla. Forse se avete una penna e una tavoletta grafica andrete sicuramente meglio, perché specie sulle superfici arrotondate eh, così è veramente difficile col mouse seguire. Il mio consiglio è di cercare di stare all'interno della figura piuttosto che sbordare, perché sbordando ci porteremo dentro, eh, in questo caso ad esempio il bianco, almeno che in fase di disegno, questo l'ho realizzato in Affinity Design, non sbordiamo anche con il colore dalla reale nostra figura, in maniera che se anche usciamo un po' col mouse andiamo a prendere lo stesso colore. insomma quindi ecco la fase più difficile, cerchiamo di fare così e di scontornare. Vedete che già in questa fase ovviamente avremo un tratto tremolante e impreciso. Eh, facciamo prima la testa, in questo caso di questa cosa strana che ho disegnato. Cerchiamo di stare così, ecco, diciamo che quando finite un oggetto quello diventerà un palloncino, un oggetto 3D a sé stante quindi in questo caso facendo così ho riprodotto questa grande testona ora invece vado a fare la, la gamba faccio così e ripasso pian pianino la gamba potrei farlo anche per il piede ma in questo caso io faccio un unico oggetto così e poi rilascio questo oggetto ora ovviamente è unico abbiamo Un'unica gamba. Se abbiamo bisogno di due gambe, e qua devo dire che i programmatori sono stati veramente intelligenti, sarà sufficiente su questa figura tracciata fare un doppio clic col mouse al suo interno. Così vedete che è diventata prima blu per dire OK, sono selezionata, e la seconda clic l'ha fatta diventare rossa. Vuol dire che è stata sdoppiata in simmetria. Quindi, così ci ritroveremo due gambe. Potremmo ripetere la stessa cosa con qualsiasi oggetto, cioè se io volessi realizzare l'orecchio a sé stante, basterebbe ripassarlo così. Beh, proviamoci. E se io voglio un orecchio dall'altra parte in simmetria, clicco dentro. Vedete, diventa blu, lo riconosce, clicco doppio e diventa rosso. Ora passiamo alla fase più divertente che è quella di gonfiare il nostro personaggio quindi inflate. E questa è la vera magia vedete che ha trasformato il nostro emino in 3d questo è proprio di perché se premiamo la rotellina possiamo farlo ruotare ecco questo ad esempio sulla superficie qui che vediamo bianco è perché eh, per sbaglio eh, siamo fuoriusciti e la testo non viene inserita bene vedete che proprio presenta dei buchi quindi attenzione in questa fase Ecco, sono andato a rifare eliminando le orecchie e sono cercato di stare meglio dentro per non avere la presenza di buchi come prima. Ok, andiamo alla terza fase che è Animate, lo allora, che si fa un po' come con i programmi dell'Adobe, dove andiamo a sistemare dei punti sui perni che vogliamo muovere. Quindi io sistemerò uno sul piede e uno qui in alto sulla coscia. Questa parte diventerà animabile prendendola da un punto. Guardate che bello, la, la mesh proprio si deforma arrotondandosi. Attenzione che non avendo dei, dei punti fissi, l'omino si muoverà, quindi potrete fare dei punti per ancorare quella zona, in maniera che quando muovete vedete le altre, le altre parti restano fisse. E è possibile animare anche l'altra parte 3D, se volete potete anche ruotare l'oggetto, vedete che i punti sono messi proprio in 3D e quindi sistemare bene un punto qua e un punto qui ad esempio. Quindi vediamo che li ho sistemati eh, tridimensionalmente. Ora ci portiamo le gambe in questa posizione perché vi faccio vedere l'animazione vera e propria. Vedete che qua è in play, quindi in play quando prendiamo un punto e lo trasciniamo avremo il movimento che stiamo eseguendo eh, che viene ripetuto. E questo è buono perché vediamo un po' eh, cosa sta succedendo e anche un po' la, la velocità. Per eseguire l'animazione vera e propria quindi premiamo un punto e premiamo rec. Finché non muoviamo qualcosa non succederà nulla. Quindi clicco a questo punto, faccio questo movimento, se sbagliate cliccate sul punto e fate cance e la parte di animazione verrà rimossa. Io ad esempio avevo, si piegava troppo il ginocchio, non mi piaceva, voglio fare una cosa un pochino più, magari tiriamo un po' più in giù le gambe in maniera da avere più, più il ginocchio Ecco, che si piega così e non si accartoccia. Allora ripetiamo, clicco, lo prendo, lo sposto così e poi lo tiro piatto e faccio questa operazione qui. Ora premiamo play e vedete che l'operazione si va a ripetere. Adesso l'ho fatta in pausa, però come detto posso farla anche a programma in movimento. Guardate, vado a fermare questa gamba qui, vado a prendere l'altra e animiamo questa seconda. Quindi premo rec, vedete che è tutto fermo. Quando incomincio a spostare, vedete che si muove anche l'altra. Quindi posso rifare così. Stop, proviamo a mettere in play e ecco qua abbiamo la nostra animazione. Bisogna prendere un pochino di pratica. Questo ovviamente si può guardare adesso da qualsiasi punto di vista perché mettendo in play vedete ho oh, tutti i punti. Bene, una volta finita la nostra animazione dobbiamo andare nella parte di salvataggio che è questa qui. Clicchiamo e andiamo a esportare prima di tutto la texture perché anche se abbiamo noi il disegno originale, questo è stato mappato attorno alla nostra figura. Quindi abbiamo bisogno che venga rimappato nello stesso modo. Quindi andiamo a esportare questo template per il, il texture. Chiamiamolo Gino adesso. Ora vado a esportare invece l'animazione vera e propria che verrà esportata in formato GLB. E oppure, come vedete, possiamo esportarla come frame in object. Però GLB è molto più versatile perché viene vista da Blender, viene vista da Bluff Title e come oggetto viene vista anche in Fusion, in da Infusion, da Vincere Solo. Quindi esportiamo così, attiviamo la qualità migliore e andiamo a esportare. Viene fatto il calcolo dei frame del nostro oggetto e solo ora il file viene salvato veramente. Scriviamo Gino e andiamo a salvarlo. Bene, adesso andiamo in qualsiasi programma che possa accettare le immagini GLB. Io vi faccio vedere Bluff Title, andiamo a creare una nuova presentazione e andiamo a aprire un oggetto tridimensionale. Andiamo a prendere Gino, ieri avevo fatto altre prove, adesso ve le faccio vedere. Faccio apri e come vedete ho già l'animazione e come potete vedere è già in movimento. La cosa bella è da Bluff Title che potremo scegliere la posizione, quindi spostando l'omino mentre cammina potremo, come ecco come state vedendo adesso, far muovere proprio la sua posizione. Possiamo anche ruotarlo, che è una cosa bellissima, quindi possiamo integrare questo oggetto 3D proprio all'interno di Bluff Title. Questo anche, possiamo anche decidere la velocità dell'animazione forzando una velocità che non avevamo inserito superiore ecco qua vedete che è più veloce e molto più fluido a parte il piccolo errore finale possiamo rendere l'oggetto metallico e così rifletterà le luci e abbiamo anche una mappa di riflessione quindi se sull'oggetto andiamo a caricare qui sugli effetti una mappa di riflessione, questa che deve essere di tipo cubemap, come vedete viene riflessa. E guardate che bello. Da qua si possono fare veramente tante cose perché poi possiamo sfruttare tutto il programma. Per esempio, possiamo inserire questo oggetto in percorsi. Vi faccio vedere come Prima di tutto bisognerà aprire un percorso, può essere un cerchio o qualsiasi altro percorso, anche strano, ve lo faccio vedere con un cerchio, vado a allargarlo, lo vado a mettere in prospettiva, magari posso anche allungarlo e quindi trasformarlo in un'ellisse e solo dopo aver posizionato il mio cerchio vado a caricare il mio oggetto. Provo Uh, sempre gino vuoi agganciare questo oggetto a livello si sì. ecco qua viene agganciato ora basterà andare sul modello e ruotarlo correttamente cioè così e se adesso sul sketch cioè sul disegno andiamo a utilizzare L'effetto scrittura, vedremo che l'oggetto si sposta lungo il percorso. L'unica cosa che vediamo è che resta sempre orientato così. Per orientarlo correttamente, basta andare qui e fare i livelli uniti seguono il tracciato e vediamo che l'oggetto ora ruota lungo il percorso. Quindi non faremo altro che memorizzare questa animazione alla velocità che desideriamo. Ora lo faccio solo. Come esempio quindi non so che velocità avrò eccolo qua vedete e poi devo far sparire questo sketch per farlo vado sugli effetti seleziono effetto e faccio invisibile in questa maniera avremo il nostro omino che si sposta lungo questo percorso vado sul aumento la velocità di animazione su tutti i punti scriviamo 5 e adesso come vedete ho il mio mino che si muove adesso l'animazione come tempi è sbagliata ma vedete che ho ottenuto lo mino che gira attorno al cerchio e si muove ovviamente questo per questa animazione qua andava tutto rallentato E questo ecco come vedete è già molto più consono c'è l'errore della gamba che abbiamo fatto in fase di animazione ma come vedete è simpaticissimo questi oggetti torniamo al nostro programma dove come potete possiamo anche cancellare l'animazione cliccando qui e andiamo a fare un nuovo progetto quindi perdiamo questo vi faccio vedere ad esempio su altre cose quanto più simpatico è ad esempio, carico questo gattino, passo alla parte draw, vado a riprendere così, scontornare anche molto velocemente il gattino. Non mi importa, è solo per farvi vedere che se utilizzate delle immagini molto più carine, quando fate l'inflate, vedete sembra quasi un cuscino 3D. Peccato che non si esca. A controllare l'inflate non c'è qualcosa che dica lo spessore di quant'è però magari con un programma 3d possiamo andare anche a regolarlo attenzione che ovviamente così muovo un solo punto ecco adesso ne ho fatto un altro eh, ho visto che con tasto destro si possono selezionare più punti e quindi spostarli come vedete contemporaneamente Sempre eh, sull'ELP avete visto che c'è anche la galleria, quindi se ad esempio scegliamo uno di questi oggetti già pronti, vedete eh, che animazioni si possono ottenere, sono veramente simpatiche. Ovviamente anche questi oggetti, guardate anche in movimento, lo posso rotare, possono essere esportati e quindi utilizzati nei programmi. Io ho fatto anche la prova con eh, foto e anche ad esempio non so il singolo oggetto io ho fatto un cacciavite e risultano veramente simpatici e come prima una volta fatto l'oggetto vi faccio vedere il dinosauro che abbiamo visto all'inizio la texture ovviamente la, la trovate qui ecco qua quindi se volete riprendere questo disegno potrete anche modificarlo l'oggetto si può importare anche in blender andando a fare importa GLTF o GLB andiamo in cerca sul desktop di Dino ad esempio e ecco qua il nostro dinosauro vediamo se c'è anche la testo ecco qui anche qui come vedete abbiamo i frame di animazione quindi mettendo in play abbiamo l'animazione questo ci permetterà avendo l'oggetto qui di andarlo anche a Modificare. come vedete sono entrato su, sulla mesh oppure potrei andare sulla parte del, dello sculpting e quindi come vedete ecco portare delle modifiche dallo sculpting e modificare così il vostro modello io adesso con lo sculpting non sono tanto bravo però vedete questa stessa cosa si può importare anche in fusion. Fusion abbiamo bisogno di aver trasformato il GLB in FBX, lo potete fare da Blender che tanto è gratuito qui in Fusion andiamo qui e facciamo Importa FBX e andiamo a importare, ad esempio, il dinosauro. Potete scegliere cosa importare e poi quando andate a mh, cliccare, tutte le cose che volete importare, qua c'è solo l'oggetto, quindi eccolo qua, e lo possiamo andare. A visualizzare ecco qua abbiamo la reflection map ecco ho colorato io la texture adesso la vado a inserire ed ecco qua il mio dinosauro 3d vedete che l'ho fatto un po' querellato, come e qui abbiamo problemi con eh, invece l'animazione che non viene riconosciuta e qua un problema perché non posso andare a spostare quei punti, qui abbiamo solo l'oggetto. Se scopro qualcosa, casomai ve lo dirò. Quindi diciamo che il miglior programma per l'utilizzo di queste animazioni è sicuramente Bluff Title, che come vedete non ha nessun problema a riprodurre queste cose. Vediamo se sul gattino riusciamo a dare le dimensioni, come dicevo io. In grandezza vedete che possiamo regolare anche la profondità e quindi magari accennare così e non farlo sembrare proprio un cuscinone quindi anche se lo ruotiamo un pochino è un po più piatto e meno gonfio bene con questa ultima immagine di prova di questa ballerina io vi ringrazio di aver seguito questo video e vi rimando al prossimo mi raccomando, mettete tanti bei like e ci vediamo. Ciao, grazie alla prossima.